Ciao, sono qui sul Col di Tenda e vorrei parlarti di una cosa particolare. Sono stata ispirata da una cosa che ho dato sugli alberi, te la faccio vedere. Non so se si può vedere tanto bene dal video, però questi alberi sono tutti pieni di ragnatele molto grandi e molto spesse. E questo mi ha fatto venire in mente una cosa. Non so se è capitato anche ma molte delle persone con cui parlo normalmente mi dicono di essersi sentite più di una volta, magari di sentirsi proprio anche in questo periodo come intrappolate nella vita, come se fossero in una ragnatela da cui non hanno la più pallida idea di come uscire. Si sentono proprio imprigionate, senza una via di scampo e non si sentono capaci di cambiare la loro situazione. Ebbene, quello che ti voglio dire è che questo è possibile. Molto spesso l'essere umano non si dà la possibilità di vedere una via di uscita perché non sa come fare. Ma sappi che tutto è possibile, tu puoi fare veramente tutto nella tua vita. Se tu ti trovi in una situazione in cui ti senti completamente imprigionato, scusami, pieno di vento, sappi che come tu hai creato questa situazione, tu puoi uscirne, semplicemente non ti sei ancora permesso di vedere come fare. Quindi quello che ti suggerisco è di fare un piccolo lavoro. Fai questo piccolo lavoro, comincia a segnare su un foglio o magari su un quadernetto tutte quelle situazioni della tua vita in cui ti senti incastrato, tutte quelle cose che ti fanno sentire come incastrato nella vita. E permettiti di segnare ogni giorno, quando ti viene in mente, quando ti viene un'ispirazione, qualcosa che potrebbe darti una possibilità differente. Magari puoi anche chiedere ad altre persone. Ti dico che non ti daranno la soluzione gli altri, la soluzione è dentro di te. Ma parlando con altre persone, potrai sicuramente avere un altro punto di vista. Tu puoi semplicemente sottoporre a una persona la tua problematica, ad esempio mi sento incastrato in questa situazione, tu cosa faresti al mio posto? E parlando con tante persone ti daranno tante soluzioni che magari non saranno la tua, ma ti permetteranno di aprire la tua mente, di vedere qualcosa che finora non hai visto. Quindi prova a fare questa cosa e la prossima volta che farò una diretta ti suggerisco di parteciparvi. A presto, un abbraccio!